Qual è la storia di Fallen Empire, la quarta espansione di Magic the Gathering? Cosa si nasconde nei meandri di questo set? E cosa ha rappresentato per i giocatori del primo TCG al mondo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Giorni fa sono stato contattato dai signori di Loop Games, i quali mi hanno chiesto se fossi stato interessato a creare un contenuto dedicato all'apertura di un pacchetto vintage di Magic the Gathering. Ovviamente ho accettato. Ma mai, neanche nei miei sogni più reconditi, avrei immaginato che di lì a poco mi sarei ritrovato a maneggiare uno dei set che più di tutti mi ha colpito per la sua storia. Sto parlando di Fallen Empire. In vendita al pubblico dal 15 novembre 1994, in pieno periodo di regali natalizi, questa espansione ha rappresentato un dono sotto l'albero che molto volentieri sarebbe stato scambiato con del carbone dagli sfortunati destinatari del presente. Di sicuro Imperi Caduti non ha colto nel segno, conquistando il cuore dei fan del gioco. Tutt'altro, ha generato confusione e malcontento che hanno condannato questo set, quindi, ad essere considerato come uno dei peggiori, se non proprio il peggiore, mai creato per Magic. Ma procediamo un passo alla volta. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone, per noi invece è molto importante, così riusciremo a creare e a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la storia del set Fallen Empire ed infine il contenuto del booster pack, gentilmente offertomi dai signori di Loop Games. Andiamo a dargli un'occhiata. Fallen Empire, la quarta espansione per Magic the Gathering, è stata la prima della storia del gioco a non appartenere ad un blocco. Blocco? Che cos'è un blocco Arconte? Si parla di blocco di espansioni quando si ha un insieme di set con una storyline strettamente collegata ed ambientata sullo stesso piano dove le vicende si svolgono. Di solito un blocco prende il nome della prima espansione che lo compone, come ad esempio il blocco di Zendikar, che comprende, oltre che alla stessa Zendikar, anche i set World Wake e Ascesa degli Eldrazi, o alle volte una singola parola presente in ogni set, come ad esempio il blocco di Urza, dove possiamo trovare Saga di Urza, Eredità di Urza e Destino di Urza. Fatemi sapere nei commenti se vorrete approfondire questo aspetto in un video dedicato. Nonostante sia stata un'espansione piuttosto fallimentare sotto diversi aspetti, essa ha segnato comunque un primato mai visto fino ad allora, ovvero l'introdurre delle varianti artistiche per le comuni, creandole in più versioni. Questo esperimento promosso dalla Wizard venne poi scartato, dato che ai giocatori risultava difficile riconoscere in fretta una carta appena impiegata in campo. Questo set è stato inoltre anche l'ultimo che ha riportato sulle sue carte il layout del simbolo utilizzato per indicare il tap, rappresentato al tempo da una semplice T maiuscola inclinata di 45 gradi, che dall'espansione successiva, ovvero la quarta edizione, ha visto la comparsa della canonica freccia ricurva verso il basso riportata su una carta di colore nero su sfondo circolare grigio, dando origine all'immagine iconica che tutti noi oggi conosciamo. Per non tacere anche del cambio di simbolo riguardante il mana bianco, che ha visto il tipico sole passare dall'essere disegnato a mano, o così sembrava, all'odierna icona stilizzata in utilizzo dalla quarta edizione fino all'ultimo set temporale pubblicato, e della grafica del pacchetto, che sempre dalla quarta edizione ha visto dire addio alle barre bianche superiori ed inferiori e al suo concept spoglio senza la presenza di immagini evocative che da Alpha aveva accompagnato i giocatori in sbustate senza limiti. C'è da parlare anche del fatto che Fallen Empire ha introdotto l'arrivo di diversi feudi, due per colore, che tra le loro fila hanno visto i chierici del bene e i soldati appartenere al bianco, elfi e fungus al verde, chierici del male e trull al nero, merfolk e homarid al blu e nani ed orchi al rosso,
e la nascita delle prime carte che, attraverso l'utilizzo di mana, sarebbero riuscite ad aumentare le loro statistiche di attacco, ovvero le creature Order of Lateburr e Order of Ebon Hand, più diversi sottotipi, come ad esempio il saprolingio, l'org, il troll, il cittadino e i camarid, i cuccioli dei già menzionati homarid. Insomma, nuovi popoli, artwork alternative per nulla gradite e diverse ultime apparizioni hanno fatto sì che questo set fosse considerato dai più un vero e proprio disastro. Soprattutto per la casa madre, dato che la produzione di questa espansione fu tale, si parla di un numero compreso tra i 350 e i 375 milioni di carte create, che per 3 anni la presenza dei box di Fallen sugli scaffali dei negozi specializzati rappresentò una costante, dal gennaio 95, data che vide la fine della stampa, al 98. Parlando invece delle carte di spessore presenti all'interno di questa raccolta, il trio Granatiere Goblin con le sue 3 versioni, Mareggiata con altrettante illustrazioni e Hymn to Turak, quest'ultima invece con 4 art differenti, hanno rappresentato il pool numero 1 da andare a cercare per chiunque si fosse ritrovato un pacchetto di questa espansione tra le mani. Ma non è solo questo quello che diede un effettivo tratto distintivo a questo capitolo isolato di Magic. Infatti, non fu una carta nello specifico o il Tris di cui abbiamo parlato a dare il risalto al valore delle unità comprese nel booster pack, bensì un errore di stampa. Infatti, durante il processo di grafica, si presentarono dei misprint riguardanti il back di alcune carte che, al posto del dorso classico di Magic, riportavano quello di Wyvern, un altro gioco di carte della Wizard of the Coast lanciato proprio a gennaio del 1995, data di fine produzione, guarda caso, di Fallen Empire. E saranno proprio queste carte a valere una bella cifra. Si parla di prezzi che ancora oggi si aggirano attorno ai 400 euro di base, a salire, ovviamente. E quindi, dopo aver parlato a grandi linee della storia di questo set, procediamo all'apertura del booster pack offertomi dai signori di Loop Games. Come sempre, vi lascerò i link in descrizione. Andremo alla ricerca di una delle carte del famigerato trio, o magari, perché no, se la fortuna ci assisterà, tentare il colpaccio, riuscendo a trovare anche una Wyvern. Da come abbiamo visto, non è andata poi chissà come, ma l'esperienza provata durante l'apertura e l'aver portato alla luce carte di quasi un trentennio mi ha davvero riportato con la mente a quando da bambino scartavo le prime bustine di Pokémon alla ricerca di Charizard o Blastoise. Un'esperienza davvero unica. Ancora una volta volevo ringraziare Loop Games per avermi dato la possibilità di aprire una bustina appartenente ad un pezzo di storia di Magic the Gathering. Fallen Empire mi ha sempre affascinato comunque per la sua storia tormentata e il suo pensare fuori dagli schemi è volto al futuro, dato che, se ci fate caso, le alternative art sono ai giorni d'oggi una normalità. Vedasi Pokémon, ad esempio, il neonato One Piece o lo stesso Magic, che, della carta fulmine, ad esempio, ha creato infinite versioni. Troppo avanti per i suoi tempi, troppo vecchio per i giorni nostri. Purtroppo l'esperimento condotto dalla Wizard of the Coast sul progetto Fallen Empire non solo ha visto la caduta di interi imperi, ma anche di questo set nel dimenticatoio, rendendolo il prodotto vintage con il valore più basso della storia di Magic the Gathering. E voi conoscevate il retroscena di questo set?
come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.